spero che inizialmente mi dedichino un applauso anche per sbloccarmi un pochino, poi logicamente loro faranno il tifo per l'Ascoli, giustamente, e noi faremo la nostra gara. Il ritorno di Giordano ad Ascoli, sottolineato da lunghi applausi del pubblico bianconero, non era la sola curiosità della giornata. C'era anche l'atteso esordio di Giovani dal primo minuto in cabina di regia di un Bologna ancora imbattuto. Il brasiliano c'è, ha classe, temperamento, anche se accusa qualche pausa. Bersellini dispone un Ascoli prudente con marcature strettissime. Carillo sulla fascia sinistra e Cavaliere su quella destra, tentando così di aggirare la zona del Bologna partendo da dietro. Maifredi risponde saltando la trappola del fuorigioco, nella quale cadono spesso gli avanti ascolani, proponendo l'ottimo Galvani a tutto campo e il positivo Giovani in cabina di regia, ben protetto dall'asfissiante pressing portato da tutti, anche da Cabrini, che proprio oggi spegne 32 candeline. Auguri. Partita dunque bloccata da mosse e contromosse a tavolino e da qualche errore in campo. Poli, per esempio. È solo un'invenzione, un lampo di tempestività e furbizia, poteva sbloccarla. All'inizio di ripresa, Arslanovic sorprende tutti e Zvektovic esegue per la gioia di Costantino Rozzi. Da quel momento in poi è forte apache. I rossoblù promuovono Villa centravanti e si gettano a pieno organico nell'area ascolana, ma i bianconeri sembrano reggere l'urto e replicano in contropiede. Giordano si dà da fare, ma non è nella migliore giornata, ed allora è Giovani a togliere dai pasticci Maifredi con un preciso lancio sui piedi di Bonetti che beffa Lorieri. È il meritato pareggio, che sembra non bastare al Bologna. Lorieri stavolta salva il risultato, su bomba di Poli, sempre ben controllato da Loisi, e fa tirare un sospiro di sollievo a Bersellini. Sì, siamo anche caduti, se vogliamo, all'inizio di gara. Siamo caduti un po' nel loro fuorigioco, che torna molto bene, poi abbiamo preso le giuste misure. E infatti, in funzione anche del contro fuorigioco, potevamo fare qualche gol in più. Un pareggio fra una concezione tradizionale e quella più avanzata? No, direi che ognuno fa con i giocatori che ha a disposizione. Noi sapevamo benissimo che il Bologna avrebbe giocato così e penso che il Bologna sapesse benissimo che noi giocavamo in quest'altro modo. Noi siamo entrati in campo nel secondo tempo convinti di poter vincere questa partita, abbiamo avuto quella sfortuna lì, perché si tratta di sfortuna, perché in Serie A gol così per disattenzione ne prenderai uno in un anno. Noi l'abbiamo preso oggi e fa parte un po' del copione, però la squadra non si è disunita, anzi ha tirato fuori tutte le energie che aveva e mi sembra che abbia fatto un'ottima partita. Alla fine siamo qua a recriminare su un qualcosa in più che potevamo avere.